In questo video parliamo del teorema del lavoro e dell'energia cinetica, detto anche teorema delle forze vive. Immaginiamo un oggetto, potrebbe essere un carrello, in posizione A, che sta viaggiando con una certa velocità VA verso destra. Viene spinto da una forza, è la forza totale, nel caso in cui agiscano più forze contemporaneamente, è spinto nello stesso verso in cui si sta muovendo, quindi verso destra. Immaginiamo la forza totale che sia costante. Si capisce per la legge di Newton, forza totale uguale ma, che questa forza andrà a produrre un'accelerazione del carrello. Quindi il carrello aumenterà di velocità e giunto in B la sua velocità sarà maggiore, VB. Se andiamo a calcolare il lavoro che fa la forza totale sul carrello mentre il carrello si sposta da A a B, lo calcoliamo con questa formula, forza totale per lo spostamento per il coseno dell'angolo tra la forza e lo spostamento, che in questo caso è 0, il coseno fa 1. Se poi andiamo a sostituire alla forza totale la legge di Newton, ma, e all'accelerazione andiamo a sostituire le formule del moto rettilineo uniformemente accelerato, dal momento che noi sappiamo che una forza totale costante produce una accelerazione costante, quindi è un moto rettilineo uniformemente accelerato. Quindi se andiamo a sostituire la formula dell'accelerazione del moto rettilineo uniformemente accelerato, alla fine dei calcoli troviamo un'espressione come questa, cioè troviamo che il lavoro che fa la forza totale nello spostamento del carrello da A a B viene fuori questa espressione: un mezzo massa del carrello velocità finale al quadrato meno un mezzo massa del carrello velocità iniziale al quadrato. Quindi noi possiamo definire una grandezza fisica detta energia cinetica, che è definita così: un mezzo massa del carrello per la velocità al quadrato. E allora il teorema del lavoro e dell'energia cinetica si scrive così: il lavoro che fa la forza totale è uguale all'energia cinetica finale in B meno l'energia cinetica all'inizio in A. Energia cinetica in B meno energia cinetica in A. Quindi variazione dell'energia cinetica, valore finale meno valore iniziale.